Buongiorno ragazzi, oggi siamo qua con un altro tutorial. Vediamo come aggiustare le lancette del contachilometri, contagiro oppure della benzina o dell'orologio. Allora, questo contachilometri, diciamo questo tachimetro, è stato smontato da sempre una famosa SLK. E che problema ha? Il problema è che il contagiri non funziona, quindi adesso andiamo a vedere il motivo. Allora, non sto a fare video ovviamente per toglierlo, perché tanto c'è già l'altro video che vi fa vedere come è stato tolto. Dopodiché, ovviamente, come sempre sapete che vi dico, ogni caso è a sé, ogni macchina è costruita in modo diverso. In questo caso ha questi gancetti che vedete qua, che io l'ho già sganciati per comodità, tutto lungo e attorno al perimetro. Una volta che praticamente togliamo tutti questi ganci, sfiliamo via il tutto. Ok, poi stacchiamo l'altra parte, basta solo tirare via ed eccolo qua. Questi sono fatti in vetro, si possono togliere dalle una pulita in modo che se smontate mentre ci siete potete fare questo lavoro. E come vedete questa lancetta praticamente molle per i cavoli suoi, mentre le altre sono dure, anche se poi ovviamente sono da regolare. Ok, quindi la prima cosa da fare è togliere le lancette, perché noi dobbiamo guardare la strumentazione che c'è sotto all'interno di questo, d'accordo? Allora, per togliere le lancette bisogna fare veramente con molta calma, prendere il blocco e tirare in su. Mettiamola sempre da parte, idem per questo, per questo per questo, che oltretutto si è già smontato, perché questo qua è un altro dei problemi, che anche l'orologio è rotto. Adesso vedremo di riparare tutto quanto. Ok, poi vediamo bene come montare tutto. Poi togliamo via la plastica qua sopra. Se volete cambiare il fondino, basterà tirare via questa linguetta e viene via proprio tutto il fondino, che sarebbe questo, e di qua questo. Quindi se vogliamo cambiare il fondino, in questo caso noi abbiamo bisogno di tirare via tutta la copertura, perché dobbiamo arrivare a quello che c'è sotto. Quindi ci sono, come vedete, dei gancetti, li spostiamo di lato con molta calma senza farli rompere, così. Così e così, ed ecco qua. Ok, perfetto. Come vedete, questi due sono saltati. Sono saltati perché erano rotti, quindi probabilmente qualcuno ci aveva già messo mano per ripararli, non è riuscito. D'accordo? Quindi adesso li tiriamo via e li aggiustiamo. E questo è quello famoso del contagiri. D'accordo? Per togliere via questi bisogna prendere, allora, adesso vi faccio vedere. Intanto vi faccio vedere il problema che ha quando non funzionano queste specie di questi strumenti. Questa, vedete qua, c'è una specie di, non so se riuscite a vederla bene, una vite senza fine, che si mette praticamente, vedete, alla calamita, e si mette fuori asse. Mettendosi fuori asse non gira più e ovviamente non fa girare il nostro strumento. Ok, adesso così è in asse, vedete che gira. È proprio questione di millimetro, eh? Non so come farvelo vedere. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ok, che sarebbe questa vite che vedete qua. Questa vite qua. Vedete questa? Quella che scorre, fa diciamo, andare in su e giù la lancetta. Questa vite qua ha due sedi e da una parte si solleva e non circola più, non gira più. Ok? Allora, per poter togliere quello che fa prima, bisogna spingere, vedete qua, all'interno, con un po' di pressione, questi pezzettini. Ok, perché così si possono stringere, se no ovviamente con il pezzo dentro non si riesce, e viene via, ed eccolo qua.
Ok? Quindi questo è quello che fa, dunque, dal lato di qua la benzina. Quindi, una volta sistemato, prendiamo il pezzo perché tra tutto si è staccato tutto l'interno. Ok, quindi mettiamo pezzo che vedete che è duro, diventa duro questo, poi ci va questa molletta sopra. Bisogna fare veramente con calma perché, ok, così, e richiudiamo tutto quanto. Perfetto, così, poi spingiamo il nostro pernetto in su in modo che liberi, vedete che si può stringere. Poi, cosa importante è che si riaggancia di nuovo il tutto perché ha delle specie di gancettini di plastica, quindi bisogna un pochettino dargli l'invito in modo che se tiriamo non si aprano, ok? Quindi poi una volta fatto ricontrolliamo, ed è duro, deve rimanere duro, nel senso non deve girare a vuoto. Questo, sentite? Gira a vuoto, questo qua no. Quindi dopodiché lo incastriamo, che va messo per così, aspettate così, ok, si incastra, come vedete si incastra, dopodiché spingiamo giù dal buco opposto e facciamo uscire i pernetti di qua. Adesso vediamo quello del contagiri, quindi stessa procedura, spingiamo i pernettini, uno, due, e lo leviamo, perfetto. Ok, allora adesso per aprire questo ci sono delle specie di linguette. Con calma spingiamo la linguetta e nel frattempo solleviamo il tutto. Ok, ci siamo ragazzi. Si tribola un po', ma fidatevi che è l'unico sistema. Ok, ed ecco qua. Come potete vedere, anche questo è messo male. Visto? Basta proprio spostarlo leggermente perché si solleva dalle guide laterali. Questo, vabbè, ha due guide laterali. Vediamo se riesco. Vedete, una è questa qua e una di qua, si solleva, quindi una volta che si mette a posto va proprio incastro giusto. Rimettiamo un po' bene i gancetti che abbiamo sforzato e lo rimettiamo a posto. Ok. Se volete essere tranquilli e sicuri, fate il contrario. Fate così. Ok, aspettate che si sia spostato. È proprio delicato. È un sistema un po', non so perché, non è granché, eh? Ok, basta che tocchi appena e salta via. Una volta che avete messo proprio bene l'ingranaggio, io cerco di farlo inquadrare,
Ok, allora, qua si vede meglio, vedete? Di qua, vedete? Bisogna mettere a posto sia questo pezzo qua, vedete che ha una guida, e sia qui in mezzo che ha un'altra guida. Ok, così vedete meglio, perfetto. Una è qui e l'altra la vedete che... Aspettate che faccio lì, eccola lì, quella lì. Quindi dovete controllare che sia bene dentro la guida. Una volta poi che mettete l'ingranaggio, sentirete che è duro. Sentirete che è duro, quindi è difficile da spostarlo, ok? Vuol dire che è inserito bene. La molettina messa sopra, con calma cercheremo di chiudere senza spostare nulla il tutto. Ok, una volta chiuso, una volta che chiudiamo, sentite che è duro, non si sposta praticamente. E quindi dovrebbe essere ok. Perciò lo riagganciamo e andiamo a provare se è tutto a posto. Quindi basta solo di nuovo appoggiarlo così. Vedete che sono vuoti e spingiamo il pernettino in giù da palomine come questi, ok? Pieni. Rimontiamo tutto e andiamo a provare se funziona. Se non funziona, riapriamo. Perché magari si è rimessa di nuovo male alla molla. Al prossimo tutorial da Credendario. Ciao ciao!